grazie. Salve a tutti, questa è una serata un po' particolare, ci sarà molta musica e poche parole, quindi non vi preoccupate. Nasce più o meno da questo libro che è in vendita all'ingresso, che racconta la storia del rock inglese degli anni 60, partendo da quattro grandi chitarristi che sono in ordine alfabetico Jeff Beck, Eric Clapton, Peter Green e Jimmy Page, con tutti i relativi gruppi, le Zeppelin, Cream, eccetera eccetera. Quindi questa è una serata dedicata a questi quattro chitarristi. Loro suoneranno dei pezzi famosi di questi gruppi, e io poi più o meno inframmezzando entrerò dentro, vi racconterò un po' la storia di questi musicisti. Quanto hai? Quanto devo parlare? Sì, adesso i pezzi sono divisi. Adesso faranno due pezzi famosi di Peter Green, che vabbè, è il musicista meno famoso, in quanto i Fleetwood Mac in Italia non sono mai stati tanto spinti dalla stampa dell'epoca, però tutti lo conosceranno perché ha scritto Black Magic Woman, che è un pezzo poi portato a successo dai Santana, che in Italia e Santana sono stati uno dei gruppi più importanti e quindi li conoscono tutti. E poi proseguiranno con i Cream e tutto quanto, poi vi spiegherò un po' anche la differenza tra i vari chitarristi, i pezzi che fanno, eccetera eccetera. Insomma, dovrebbe essere una serata abbastanza piacevole, basata sulla musica e un po' delle fesserie che dico io. Dovrei presentare i musicisti, sono vabbè, Claudio Maffei, voce e chitarra, Gianni Franchi al basso, Massimo Ganello all'armonica, Paolo Strini alla chitarra, Daniele Luca alla batteria. Adesso fanno due pezzi di Pellegrino, auguri. Thank you.
Famoso proprio in assoluto, che peraltro, come diceva prima Max, praticamente è un brano reso più famoso da Santana che non dai Fleetwood Mac, però noi faremo una versione ibrida.
spell on me, baby. You got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. The tone in my heart is a storm. Che ci sono a suonare simile a Peter Green, quali sono le difficoltà? Qualcosa ci devi dire. Ma le difficoltà stanno nel fatto che Peter Green rimane Peter Green. A volte la semplicità è la cosa migliore. Allora, la musica che stiamo ascoltando stasera è rock blues, vabbè, quelli più di voi più dentro la musica lo sanno, altri magari no. Perché rock blues? Perché
poi questi chitarristi di cui parliamo stasera suonano questo genere musicale? La cosa è molto semplice. Dopo la seconda guerra mondiale, oddio, bisogna parlare di un tempo dei romani, in Inghilterra vennero circa 400.000 soldati, di cui una buona parte neri, e si portavano naturalmente i dischi dietro che gli piacevano, e quindi tutti i dischi di blues, di Muddy Waters, Johnny Hooker e tutto quanto. Tutti i giovani ragazzi inglesi furono colpiti da questa musica qua, che non conoscevano, e quindi se ne appassionarono. E da lì riscoprirono le radici della musica americana, che invece in America avevano abbandonato, la rimodellarono e uscì fuori questa sorta di rock blues o blues revival inglese che poi gli americani in seguito ripresero. Quindi tutti i chitarristi di cui parliamo stasera hanno questa matrice di base, ovviamente sono differenti l'uno dall'altro, questo è chiaro, sia nel modo di suonare sia nell'approccio musicale. Adesso abbiamo sentito questi due pezzi di Peter Green e di Fleetwood Mac, che solamente è un gruppo pochissimo conosciuto in Italia, anche se poi nel 69 furono il gruppo che vendette di più in assoluto. Perché queste discrepanze? Discrepanze perché poi i giornali dell'epoca, che erano abbastanza poco informati, parlavano di certi gruppi sì e di certi gruppi no. Quindi, non esistendo ancora internet, vi sembrerà strano, ma internet a quei tempi non esisteva neanche il cellulare, ovviamente la conoscenza è dovuta solo alla lettura di quei pochi giornali che uscivano. In questo modo si capisce perché certi gruppi diventano famosi e altri no, perché noi adesso li conosciamo e perché invece alcuni non li conoscono, e questo è il caso del Fleetwood Mac. La seconda parte di questa bellissima serata invece riguarda Eric Clapton. Eric Clapton lo conoscete più o meno tutti, ormai è una specie di una sorta di ambasciatore bianco del blues, quindi lo conosce anche mio padre, che è tutto dire. Eric Clapton, il gruppo più famoso che ha fatto ovviamente sono i Cream, che è durato un paio d'anni a fine anni 60, poi è diventato però un personaggio molto famoso, un sacco di dischi, ha fatto dei pezzi famosissimi di Cocorin e tutto quanto. I ragazzi fanno due pezzi che sono famosissimi dei Cream, che li conoscerà, vabbè, uno è White Room e uno è un classico che è Sunshine of Your Love. Cambia chitarrista, sei tu? Cambia chitarrista, cambia anche lo stile, poi magari dopo lui ci dirà un po' qual è, invece cambia anche il resto solo Gianni, che il bassista è sempre quello nascosto, ma è la base intorno a cui ruota tutto, o no, è vero, sì. Yeah.
La cosa strana è che tutti questi tre chitarristi poi hanno suonato nella stessa band. No, che sto dicendo, mi devi rinnovare. Quello successivo, Jimmy Page, hanno suonato nella stessa band che erano gli Yardbirds, che era un gruppo che vedono anche a suonare a Sanremo, mi pare nel 65-66, cantando una canzone buffissima che si chiamava Puff Boom, insieme a Lucio Dalla, che era la prima volta che usciva dall'oratorio. Vabbè, dunque, adesso facciamo dei pezzi di Jeff Beck, che è quello meno conosciuto, come ho già detto, forse piace diversi anche quello più estroverso, nel senso che è il primo che ha inventato il feedback, che è una cosa che si suona con la chitarra, un po' di distorsione. Era un po' tutto un genio, però era anche uno che non si sapeva gestire, non ha avuto poi molto successo, però tutti riconoscono che un manico come lui è raro trovarlo. Mi fa anche un po' ridere che stasera sentite suonare tutti questo genere musicale che ultimamente è un po' poco seguito, con questa chitarra sempre in primo piano. Adesso la musica, la chitarra è quasi nascosta, e è anche difficile poi riuscire a capire se uno sa suonare bene o sa suonare male. D'altra parte il mondo discografico è cambiato completamente, tra un po' non esistono più neanche i CD. E allora facciamo questi due pezzi di Jeff Beck, che poi non sono di Gabon, sono per People Get Ready, vabbè. Paolo Strina la chitarra e Ranieri De Luca la batteria, quindi cambio un'altra volta che abbiamo tutto. Grazie, grazie a Max Stefani. Mi ricordo che il libro, chi vuole essere acquistare, è all'entrata, si può. Prezzo speciale. Thank you.
Paolo Frina, grazie. Luca Grande, Maria De Luca. I pezzi di Jeff Beck in genere sono pezzi non scritti da lui, almeno quelli che abbiamo ripreso noi. Questo era scritto addirittura da Stevie Wonder. Il prossimo pezzo invece è una specie di soul gospel scritto da Curtis Mayfield. E vogliamo invitare qui sul palco con noi Sarah Jane Howard. People. Eccoci qua, buonasera a tutti! Ciao! Thank you.
Sul palco. Dunque, le Zeppelin adesso fanno, vabbè, faranno dei classici tipo Stairway to Heaven, eccetera, eccetera. Sono quattro pezzi, ci sarà Luca Casagrande ancora la chitarra, Sara che tornerà sul palco a cantare, credo, Stairway to Heaven, no? Mi pare, vero? E poi non so chi è, vabbè, la sessione di volevo fare una frase anche a Gianni Franchi, che è il bassista, che è sempre presente. Noi proviamo a cacciarlo, ma c'è sempre qua. E poi anche la persona che ha organizzato questa cosa molto simpatica stasera, quindi è la presenza, ma anche ha invitato i musicisti a certi pezzi, quindi è lui un po' il deus ex machina della serata. Sarah Jane per un pezzo di Willie Dixon interpretato dal primo album delle Zeppelin, I Can Quit You Be. Fa strano sentirla cantare da una donna, però mai nunca. Thank you.
sentiamo sul palco altri musicisti? Piacere avere con noi Stefano Da Carnese. Max Mangarelli. Facciamo un pezzo poco conosciuto. Abbiamo fatto attraverso.
Questo invece, questa è una canzone originale degli Zeppelin, quella che faremo adesso invece è una cover degli Zeppelin, che sono stati una straordinaria cover band. Questo era un blues del 29 di Memphis Minnie, che loro hanno completamente stravolto. È vero, batterista? Thank you.
Stefano Tavernese, non sono da 20 anni, non sono neanche molto vecchia. Oh,
rivediamo anche Max sul palco e vi salutiamo con l'ultimo brano. Sarah Jane, raggiungici. Eccomi. Ammazza che velocità, ma un po' pesce. Teletrasporto, manco ho finito di dire il nome che è già stato. Non voglio neanche dire il nome, dai, ridillo. Sarah Jane Hollow! C'è un vecchio blues che ha ripreso Gary Moore. È il motivo per cui siamo qua. The blues is alright. We'll be right back.
la batteria. Voglio sentirvi, eh? And I say, hey, hey, the blues is alright, hey, the blues is alright, I say, hey, the blues is alright, I say, hey, the blues is alright, 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 I've got to be. Thank you.
eccetera. Ma adesso, allora se dovete qui già basta tutti gli applicatori. Thank you.
grazie a tutti davvero. Ma che cazzo è? Ma che cazzo è?